che i sintomi diventino gravi. Questo l'appello dell'epidemiologo dell'Istituto Mario Negri di Milano, Guido Bertolini, che coordina anche la parte dei pronto soccorso per l'unità di crisi qui della regione. Sentiamo. Quello che noi stiamo assistendo in questo periodo è un numero più o meno simile di pazienti che arrivano in pronto soccorso, ma sono più gravi. E questa patologia è molto insidiosa, nel senso che il paziente non si rende conto soggettivamente della gravità della propria condizione. Quando iniziano i sintomi è bene anticipare una chiamata ai numeri d'emergenza, al proprio medico di famiglia. Codogno per molti giorni è stato 0 casi, ieri ce ne sono stati 6 di positivi. E questo dato deve allarmare oppure no? No, assolutamente non deve allarmare, siamo nella fase ormai calante. Questo non significa che non ci saranno più casi da qui in avanti. Andrà sempre più sfumando questa curva, ma è normale che adesso qualche caso ci sia ancora. Abbiamo negli ultimi giorni aumentato il numero di tamponi, sono un po' più disponibili e questo inevitabilmente si tramuta in un aumento dei casi positivi che troviamo. Quello che noi stiamo facendo continuamente, modelli, ci dicono che effettivamente stiamo iniziando la fase di discesa. Forse il picco l'abbiamo anche già raggiunto nei giorni scorsi, in questi giorni qui. Lo abbiamo detto in apertura, c'è un messaggio del Presidente della Repubblica.